Giuliano Montaldo, grande artista, grande regista, tanti film, eppure anche lei ha detto in conferenza, è stato maltrattato dalla distribuzione. Eppure c'è un pubblico che vorrebbe vedere i film più impegnati. Lei cosa pensa? Quale potrebbe essere la soluzione per avvicinare, per permettere a quel pubblico che è sicuramente tanto di vedere anche i suoi film? Ma devo dire, io mi lamento al momento, poi devo dire che non passa settimana che non venga chiamato in un cinema oppure ad un dibattito con i film che ho fatto. Quindi il problema è che al momento magari hanno avuto un impatto di sofferenza, una sofferenza dovuta un pochettino anche al fatto che il padrone di un cinema che ha dall'altra parte un altro film che tira come un pazzo, perché è un film divertente, che non crea problematiche, per cui il pubblico qual è? Lui di professione vuol vendere biglietti, naturalmente, anche se a malincuore, perché mi è capitato di conoscere degli esercenti con grandi qualità anche culturali e umanistiche, che però poi hanno da pagare gli stipendi, hanno da pagare l'affitto del locale, quindi a un certo punto non ce la fanno ad aspettare il tam-tam della gente. E poi non dimentichi che viviamo un momento di crisi e che quindi uscire per andare al cinema in due, lui e lei, lei e lui, puoi andare a mangiare qualcosa, lui e lei, lei e lui, alla fine costa per lui o per lei un po'. E quindi la gente si chiude un po' in casa, quindi anche le presenze sono un po' calate nel cinema. Ma io credo che il cinema viva e credo che però il suo luogo di vita, di cinema e cinema, perché bisogna stare insieme, no? Dicevo prima, ridere insieme, piangere insieme e commuoversi insieme. E se questo non può che accadere grazie alla partecipazione delle persone dentro una sala che ha e poi io mi ricordo di aver visto un film restaurato in un grande schermo. E una signora che era seduta vicino a me e continuava a dire bello, 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 bello. Gli ho detto, scusi, era la grande guerra di Monicelli. Ho detto, ma signora, ma non l'ha mai visto? Sì, ma non così grande. Ecco, il cinema ha visto anche grande.